Salve a tutti e bentrovati. Con questo video vi do alcune informazioni per il prossimo stato di geografia da realizzare. Sto parlando dell'Iran. A tal proposito, quindi, vi do una serie di informazioni. Vi ricordo che la preparazione del vostro, la vostra scheda va elaborata tenendo conto sia di quello che c'è scritto sul libro, sia di quello che io dico all'interno di questo video. Voglio farvi una raccomandazione importante, perché nelle ultime 2 volte, benché io l'abbia ripetuto più volte, ci ritroviamo sempre a commettere, diciamo così, lo stesso errore. Quando io vi dico di realizzare una carta fisica con lucido dello Stato, intendo dire che all'interno di quella carta ci devono essere tutti gli elementi che voi avete scritto sulla scheda. Quindi, se sulla scheda ci sono scritte le montagne si devono ritrovare sulla mappa. Se ci sono scritte le città tutte si devono ritrovare nella mappa. Scritti i fiumi si devono ritrovare nella mappa, le isole e così via. Quindi non è che dovete saltare degli elementi, se li scrivete, quegli stessi elementi si devono ritrovare nella carta fisica realizzata con lucido. Va bene, adesso parliamo appunto dell'Islam, dell'Iran, e partiamo con il nostro consueto video. Allora, terza lezione dedicata all'Iran, dopo la Cina e l'Unione Indiana, cosa c'è da fare? Ormai l'abbiamo imparato, realizzare la scheda dello Stato secondo lo schema che è in vostro possesso, e inserire la scheda in luce della carta fisica dell'Iran, inserire nella scheda le informazioni che trovate alle pagine 286 e 287 del vostro libro di testo, e inserire nella scheda le informazioni che non trovate in quelle pagine, ma che io sto per darvi e che non sono soltanto informazioni scritte, ma anche quelle che io pronuncio. Ok? All'interno di questo video. Vi ricordo appunto di munirvi per seguire la lezione dell'apposito schema. Allora, innanzitutto il continente di appartenenza è sempre l'Asia. Attenzione, ci siamo spostati nel cosiddetto Medio Oriente, ok? La zona medio orientale, quella che volendo è anche piuttosto vicino a noi, perché evidentemente si come dire, avvicina abbastanza alla zona europea. La bandiera. Allora, la bandiera è questa qui. Che cosa rappresenta? Strisce di tipo orizzontale, sono verde, bianche e rosse. Il verde è il colore tipico dell'Islam. Il bianco simboleggia ovviamente la pace, l'onestà, mentre il rosso rappresenta soprattutto il martirio, cioè dire, il sacrificio fatto da chi ha lottato per la fede islamica. Al centro è raffigurato, vedete qui, un tulipano stilizzato. Questo tulipano stilizzato sta a rappresentare, o meglio a commemorare, a ricordare chi si è sacrificato per l'Iran, per la propria patria. E queste scritte che vedete qui, ripetute per ben 22 volte, significano Allah Akbar, cioè appunto Allah è grande, Dio è grande. La forma di governo è una repubblica islamica. Vorrei soffermarmi su questo fatto qui, perché cosa significa repubblica islamica? Una repubblica dove il governo è esercitato da un'autorità religiosa islamica. Ecco perché questo tipo di stati viene chiamato anche teocrazia. Questo non è scritto sul vostro libro, dovete appuntarvelo. Teocrazia, cioè governo di Dio, governo religioso. Ma siccome qui parliamo di una teocrazia islamica, è come se all'interno di questo Stato la legge coranica, rappresentata appunto da una figura religiosa, e tra un po' vedremo di chi stiamo parlando, coincide con la legge, normale. Un po' come per intenderci se in Italia, faccio per dire, non ci fosse la Costituzione come legge, ma ci fosse la legge della Bibbia. Questo avviene all'interno di una teocrazia, cioè l'elemento politico, l'elemento religioso, l'elemento spirituale, l'elemento temporale sono fusi insieme. Religione, la religione ovviamente più diffusa, come dicevo prima, è l'Islam. E voi sapete che in Islam esistono diverse confessioni, le due più importanti sono quelle dei sunniti e degli sciiti. I sunniti, che solitamente sono la maggioranza, diciamo così, nei vari stati islamici, la maggioranza islamica del pianeta, e gli sunniti sono coloro che credono nella sunna, cioè credono nei proverbi, nei dettami del Corano,
dei capitoli del Corano, meglio, e quindi a prescindere dal fatto che ci siano o no legami di parentela tra chi li professa e il capostipite, se vogliamo, della religione islamica, cioè Maometto. Ma in Iran la particolarità è che c'è una maggioranza a carattere sciita. Gli sciiti sono i cosiddetti discendenti, cioè coloro che ritengono che chi deve gestire, come dire, la dimensione islamica all'interno dello Stato deve essere necessariamente un discendente di Maometto. Okay? Quindi la differenza tra sciiti e sunniti è questa. Gli sciiti credono che chi deve gestire il potere deve essere necessariamente un discendente di Maometto, mentre per i sunniti chi deve gestire il potere non è necessario che sia un discendente di Maometto. L'importante è che conosca la Sunna, che conosca i dettami approfonditamente del Corano. Ora, nel resto del mondo la maggioranza è sunnita, e in Iran la particolarità è che la maggioranza è sciita. Oh, e gli sciiti sono particolarmente ostici, particolarmente discriminatori nei confronti delle donne, che godono di pochissimi diritti. Per quanto riguarda i fatti storici rilevanti, ne segniamo giusto alcuni. Anticamente l'Iran corrispondeva alla vecchia Persia, al vecchio impero persiano. Nel 1979 la data forse più importante, perché qui avviene la cosiddetta rivoluzione islamica e l'imperatore, lo scià chiamato Reza Pahlavi, venne destituito. Al suo posto nacque appunto questo stato di matrice islamica, questa teocrazia, al cui capo venne posto un'autorità chiamata Ayatollah. L'Ayatollah di cui sto parlando si chiama Khomeini, e pensate un po', dal 1979 ancora ad oggi è il capo spirituale, nonché ovviamente politico, dell'Iran. Oggi l'Iran è uno stato fortemente ostile sia agli Stati Uniti sia a Israele. E poi ovviamente quando studieremo Israele capiremo anche il perché di queste ostilità. Ma comunque in generale l'Iran considera gli Stati Uniti, con appunto Israele, una minaccia non soltanto per il proprio territorio, ma per l'Islam in genere. Tant'è che i rapporti tra i due stati, Iran e Stati Uniti, non vanno molto bene, e sicuramente ne avete sentito parlare molto anche in televisione, perché si sono rischiati più volte dei conflitti quasi da guerra fredda. Allora, per quanto riguarda appunto con l'Ayatollah Khomeini, vi faccio vedere questa fotografia perché magari così lo potete inquadrare e capire bene di chi si tratta. Ora, sempre stando attenti alla nostra carta, ricordiamo che l'elemento lingua, l'elemento moneta, gli stati confidanti, li potete, diciamo, trovare agevolmente sul libro, alla pagina 286. Andiamo avanti invece con gli elementi fisici del territorio. Cioè nei mari individuiamo il Mar Caspio e il Mar Arabico. Tra i deserti invece vorrei che segnassi il deserto di Kavir e il deserto di Lut, che si trovano entrambi, diciamo, a nord dello stato iraniano, uno stato che è prevalentemente montuoso, sono pochissimi i territori pianeggianti in Iran. Certo, ci sono degli altopiani, ma la pianura intesa quella verde, ecco, diciamo così, è molto percentuale molto ristretta. Tra le catene montuose ricordiamo i monti Zagros e i monti Elburz, in particolar modo i monti Zagros, che sono forse la catena montuosa più imponente. E tra le montagne ricordiamo il monte Damavand, che tra l'altro sorge a poca distanza dalla capitale Teheran, di cui tra un po' vi parlerò. Le coste sono abbastanza diversificate, troviamo basse, sabbiose e frastagliate, e per quanto concerne invece i golfi va ricordato il Golfo Persico. Il clima lo trovate ovviamente, diciamo, sul libro. È un clima di tipo abbastanza mite, diciamo, mediterraneo afoso. Per quanto riguarda invece i laghi, va segnato il lago di Urmia, che si trova anche questo, diciamo, nel nord del paese, quasi ai confini con la Turchia. E isole non ne segniamo, fiumi nemmeno ce ne sono di rilevanti, e anche le regioni importanti le lascerei perdere, non ne segno nessuna. Andiamo a vedere invece le città, partendo ovviamente dalla capitale, che è Teheran. Ora noterete che io su Teheran non vi sto dicendo, non vi dirò nulla di particolare, perché voglio che facciate voi un approfondimento, una piccola ricerca su che cosa si può incontrare a Teheran. Quindi, quando arrivate a questo punto, tra parentesi, inserite qualche cosa che avete trovato voi sulla città. Per quanto riguarda invece altre città importanti, vorrei che segnasse Mashhad, che è una città santa per gli sciiti, e Isfahan, che invece è l'antica capitale dell'impero persiano.
Sulle carte schede demografiche, alcune cose. Le principali etnie sono sì i persiani, che corrispondono all'oltre 30% della popolazione, ma qui si trovano anche gli azeri e soprattutto i curdi. Anche sui curdi vi chiederò poi di fare una piccola ricerca. Sono una popolazione di cui abbiamo già parlato diverse volte, anche in storia, che non ha uno stato proprio, ecco, diciamo così, e che viene un po' perseguitato da tutte le potenze della zona, e a cui viene negata l'opportunità di diventare uno stato autonomo a tutti gli effetti. In generale l'Iran è poco popolato, la maggioranza della popolazione però si trova, come dire, concentrata verso la parte nord dello stato ed è concentrata in massima parte nelle città, anche se devo dire sono presenti in Iran moltissimi piccoli villaggi ancora oggi. Questa è un'immagine di Teheran. Molto spesso noi abbiamo, voglio dire, un'idea delle città medio orientali come delle città piuttosto arretrate. Ora, Teheran forse non avrà, come dire, tutti i servizi, tutte le opportunità che può offrire una capitale occidentale, però sicuramente da questa immagine, con il monte di cui vi parlavo prima, che si staglia all'orizzonte, è comunque una città a tutti gli effetti, quindi con i suoi palazzi, i suoi grattacieli, le sue strutture, le sue strade, i suoi ponti. Per quanto riguarda l'economia, ora sull'economia trovate ovviamente i riferimenti alla pagina 287 del vostro libro di testo, l'ultimo paragrafo. Vorrei però soffermarmi un po' sul settore secondario, misto settore primario e secondario, cioè sull'estrazione di petrolio, che è di gas naturale anche, che sono le risorse principali dell'Iran e che lo rendono un paese ricchissimo. Allora, l'Iran fa parte dell'OPEC, non so se vi ricordate quando abbiamo parlato delle organizzazioni internazionali. L'OPEC è quell'organizzazione che unisce i paesi esportatori di petrolio e che quindi, grazie alle sue ricchezze, controlla non poco i mercati globali. Però il paradosso è che, nonostante questo, la ricchezza non è equamente distribuita all'interno del territorio iraniano. Ci sono grandissime fette di cittadini molto poveri e piccole gruppi di persone invece ricchissime. Sono coloro, appunto, gli emiri che si sono in qualche modo arricchiti proprio tramite il commercio del petrolio. Per il resto, ovviamente, segnate nel settore primario e secondario e terziario quanto è riportato all'interno del vostro libro, anche se tutto sommato diciamo che non c'è moltissimo da dire per quanto riguarda il settore terziario, dato che effettivamente l'Iran non è un territorio molto sicuro e quindi non è che sia animato da chissà quale attività di tipo terziario. Men che meno, per esempio, il turismo. E, per il resto, vi chiedo di svolgere degli approfondimenti vostri, degli approfondimenti, adesso vi dico alcuni obbligatori, altri invece sui quali potete scegliere. Allora, sicuramente, potete per esempio scegliere di fare un approfondimento su come viene trattata la donna in Iran, potete fare un approfondimento su quali sono i rapporti con il popolo curdo di cui vi parlavo prima potete riprendere quel discorso che vi facevo prima della ricchezza petrolifera, ma a scapito di una povertà diffusa. Potete ancora parlare di Teheran, anzi qui è obbligatorio. La ricerca su Teheran la dovete inserire quando parlate della capitale. E sempre diciamo facoltativo invece a parlare dei rapporti dell'Iran con l'ISIS. L'ISIS, sapete, è lo Stato islamico che fino a qualche tempo fa aveva ottenuto dei grandi successi militari, uno Stato non riconosciuto dall'ONU che voleva appunto a tutti i costi imporre la legge coranica nella zona medio orientale e che oggi diciamo risulta essere molto molto più ristretto e quasi del tutto sconfitto, a parte qualche focolaio, comunque sotto il controllo della comunità internazionale, in particolar modo degli Stati Uniti e di altri stati che insomma vi gravitano attorno, come ad esempio la Francia, la Gran Bretagna e la Russia, anche in genere. Inoltre, ecco, questa è una cosa di cui magari potete parlare, perché l'Iran è uno degli stati nei quali la diffusione del coronavirus, dire, è stata forse più pesante. Forse perché in Iran non si sono prese le misure preventive o di cautela dovute,
e quindi adesso l'Iran non sta vivendo una situazione molto facile sotto questo punto di vista, si può fare anche su questo una ricerca di approfondimento. Naturalmente per tutto il resto dovete svolgere come esempio la ricerca del personaggio famoso e di un problema del paese con poi relativa soluzione. Diciamo che un po' correlata a questi approfondimenti, i problemi potrebbero essere quelli legati alla condizione della donna o comunque quelli legati alla ricchezza petrolifera, che però porta comunque una povertà diffusa all'interno dello Stato. E diciamo, detto questo, potremmo aggiungere anche come ulteriore approfondimento la guerra che è stata combattuta negli anni 90, 80-90 contro il vicino Iran. Anche questo può essere un approfondimento interessante da svolgere. Bene, io come sempre per il momento avrei concluso e quello che posso fare, come faccio ormai a conclusione di ogni video, è augurarvi il meglio possibile per questi giorni di forzata chiusura all'interno delle mura domestiche. Vi mando come sempre un grandissimo abbraccio. Spero che voi stiate bene, spero sempre di poterci rivedere il prima possibile. Vi prego una cortesia, ne approfitto di questo video. Cercate per piacere di mantenere gli orari mattutini decenti. Ricordatevi che alzarsi all'1 a mezzogiorno non è produttivo per nessuno. Questo è un appello che io faccio. Poi, ovviamente, ogni famiglia si regoli come ritiene opportuno. Però, insomma, rimaniamo su questa intesa che se cerchiamo di svolgere lezioni anche la mattina, e la mattina dovremmo farci trovare svegli. Un grandissimo saluto ancora una volta, tante cose belle a tutti voi.